Ricordatevi di guardare le stelle, non i vostri piedi, diceva Stephen Hawking, l'astrofisico inglese scomparso il 14 marzo scorso. Un invito ad essere curiosi, ad andare oltre ciò che vediamo e conosciamo. Nonostante i problemi e le difficoltà. Ed è proprio quella che nella sua vita ha fatto e continua a fare Fabiola Giannotti, la scienziata italiana divenuta la prima donna alla guida del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare. Un traguardo ambizioso che la nota fisica 57enne è riuscita a raggiungere grazie al duro impegno profuso nel mondo della ricerca. Prima di diventare scienziata e stata una famosa attrice, ecco cosa ha fatto in passato al CERN, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Oltre 17.000 scienziati di 110 nazionalità contribuiscono con i loro studi ed esperimenti al progresso della scienza per migliorare la vita e aggiungere sempre più tasselli al sapere umano. In quella caverna delle meraviglie nei pressi di Ginevra, un tunnel sotterraneo al confine tra Francia e Svizzera, si contribuisce all'aggiornamento della conoscenza in una forma, spiega la Giannotti, estremamente democratica. Tutti, al CERN, hanno le stesse possibilità, a prescindere da etnia, religione e origine, ha dichiarato. Per la scienziata italiana, che è tra i protagonisti nella scoperta del bosone di Higgs che ha già cambiato le nostre vite, ha detto di recente un grande contributo all'innovazione e alla ricerca arriva dai giovani. Non a caso al CERN si fa anche formazione e sono circa 1600 le nuove leve che ogni frequentano percorsi formativi al centro. Menti fresche e cariche di entusiasmo, che aiuteranno a svelare i misteri infiniti che si nascondono dietro quel manto di stelle a cui Hawking non smetteva di guardare. Non a caso la stessa Giannotti ammette, oggi conosciamo soltanto il 5% dell'universo, il resto ci è completamente oscuro. Questo significa che abbiamo ancora tante cose da scoprire.